il sommario di questa settimana. Pubblico impiego, pubblico sei tu, manifestazione nazionale contro il blocco dei contratti del turnover. Elezioni regionali, le richieste CISL dei candidati di Viale Aldo Moro. Patronato, continua la raccolta di firme contro i tagli dei fondi ai patronati. Riparte con oggi informazioni sindacali, la trasmissione televisiva della CISL Emilia Romagna con notizie utili dal mondo del lavoro. La CISL è un sindacato fatto di persone che vuole ascoltare la gente ed è per questo che anche oggi siamo qui a Roma per la manifestazione nazionale del pubblico impiego. Sono qua oggi perché siamo stanchi, che sono 6 anni che prendiamo 1.100 euro al mese e ci facciamo un mazzo così e la paghiamo sempre noi impiegati, e sembra che il male dell'Italia siano gli impiegati pubblici, che non è vero. Per difendere i nostri diritti come lavoratori della funzione pubblica. Siamo qui per dire basta alla criminalizzazione al pubblico impiego, come se il problema dell'Italia fosse il lavoro pubblico. Noi vogliamo nuovi contratti, nuove risorse per i contratti integrativi, stabilizzazione dei precari e una università che dia da studiare a tutti quanti. Siamo qua perché il lavoro è dignità. Siamo qua per ribadire che i servizi pubblici sono essenziali per far funzionare questo paese. Siamo qua per dire che il pubblico impiego è fondamentale. Siamo pubblici dipendenti, ma siamo anche cittadini. I servizi vanno bene per tutti, anche per i dipendenti e anche per i cittadini. Quindi sia al pubblico impiego e sia al rinnovo del contratto, perché non esiste un lavoro senza contratto. Il contratto è fondamentale, il contratto è regola, il contratto è salario. E rivendicare un salario non è la fine del mondo, è rivendicare un diritto. È stato sordo. Oggi attraverso questa piazza ai tanti delegati e delegate che hanno portato la loro esperienza, si sturi le orecchie, perché noi andremo avanti con gli strumenti della lotta del sindacato confederale e siamo anche pronti quando finalmente si degneranno di aprire i confronti veri sul contratto, sulle riforme, a dare il nostro contributo. Ma se qualcuno pensa di non averne bisogno, oggi è solo il primo passo e andremo avanti finché non avremo portato a casa contratto e riforme vere. Viva il sindacato confederale, viva il lavoro pubblico! Nuovo patto sociale per il lavoro, meno tasse per imprese e famiglie, snellimento della burocrazia, riduzione degli sprechi e servizi pubblici per i cittadini attraverso un welfare di comunità. Sono solo alcune delle proposte che la CISL Emilia Romagna farà ai 6 candidati alla guida di Viale Aldo Moro nel confronto pubblico che si terrà il prossimo 20 novembre a Bologna, nella sede del sindacato di Via Milazzo. Proposte raccolte in un manifesto perché le prossime elezioni per la presidenza della regione siano opportunità per ricostruire fiducia, investimenti e coesione sociale. Domande di pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali sono servizi che oggi vengono forniti gratuitamente dai patronati e sono servizi a rischio. Infatti, se la norma contenuta nella legge di stabilità fosse approvata, una norma che prevede il taglio di 150 milioni di euro dal fondo patronati, pari circa il 35% delle risorse del fondo stesso, i patronati non potrebbero più garantire il diritto ad ogni persona di avere l'assistenza previdenziale gratuitamente. Voglio sperare che il governo tolga questa proposta di elevare il finanziamento ai patronati, perché altrimenti la gente non sa dove sbattere la testa. Perché se pensiamo che vogliono togliere qua in tutta Italia sui 150 milioni di euro, e allora cosa facciamo dopo? Povera gente, dove sbattere la testa? L'INPS chiude gli uffici.
e allora la gente non sa dove andare, dove va da un commercialista, cosa verrà a spendere. Togliere dei contributi al patronato è una cosa veramente immorale, perché ci toglieranno poi tanti servizi gratuiti, e visto che il patronato è una cosa che funziona molto bene, sarebbe bene lasciarlo funzionare ancora così bene. Presso le sedi del patronato in Assisle, in Emilia Romagna, continua la raccolta delle firme per la petizione da inviare al governo contro il taglio al fondo patronati. La stessa petizione può essere sottoscritta online nel sito www.inas.it. Giombini, la nuova responsabile dell'associazione di volontariato dei pensionati CISL Anteas, che in Emilia Romagna conta 2.500 associati ed oltre 1.000 volontari. Molte persone si rivolgono a noi per avere servizi, per fare una puntura, per fare le visite o esami del colesterolo e visite anche sommarie. Ci sono presenti già infermieri, volontari specializzati, e tenderemo ad ampliare maggiormente anche questo tipo di attività. Altri progetti che intendiamo sviluppare sono quelli legati all'accoglienza e anche a contatti telefonici, per alleviare la solitudine anche delle persone e avere così un controllo quando sono a casa e si sentono in particolari condizioni di disagio. Il turismo responsabile è un modo di viaggiare decisamente fuori dagli schemi tradizionali, che ha la consapevolezza di scoprire il mondo nei suoi aspetti più autentici. Significa viaggiare con la curiosità di conoscere e di scoprire persone e luoghi, focalizzando l'attenzione innanzitutto sul rispetto della cultura dei popoli che ci ospitano, dei loro luoghi, dei loro ambienti e dello scambio interculturale. In quest'ottica di turismo responsabile abbiamo organizzato un viaggio in Perù in partenza per il 19 gennaio. Le adesioni sono aperte fino al 1° di dicembre.